ultimare i lavori per la nuova chiesa. È questo l'obiettivo che intende raggiungere la comunità di Gesù Risorto a Pagani. Le iniziative di questo weekend, il concorso dei murales e la sagra dello gnocco alla fontana, sono finalizzate a raccogliere gli ultimi fondi necessari per poter finalmente inaugurare la nuova chiesa parrocchiale. Don Antonio Guarracino e l'intera comunità sono concentrati verso questo traguardo. Le iniziative degli ultimi giorni coniugano dunque alla cultura e alla buona cucina, squisiti gli gnocchi e non solo, iniziative solidali. Anche quest'anno allora l'ottava edizione 2015 del concorso dei murales, che ha visto impegnati gli artisti sul tema dei giochi di una volta. Ecco, attraverso l'arte pittorica abbiamo voluto far riscoprire quello che era il modo di giocare di tempo fa. E insieme col concorso Murales la settima edizione della Sagra dello Gnocco in via Fontana, con tutta la comunità, e quindi il ricavato ancora una volta per il completamento del complesso parrocchiale, ormai in via di completamento, e speriamo tra qualche mese, ecco, di poterlo aprire al culto della comunità. Il tema è fuori giochi, alla riscoperta dei giochi di una volta. Questo tema è stato scelto proprio per far riscoprire, diciamo, alle nuove generazioni i giochi che si facevano un tempo.